Beh, siamo estremamente soddisfatti di quello che ha detto Marco, perché insomma, aver messo in contatto le esperienze. Beh, chissà che Massimo non riesca a portare a termine a Castro De Orsi quello che è stato interrotto a Frosinone. Come occorre? No, anche perché nel Vangelo pure sta scritto: Nemo profeta in patria, quindi magari appunto nel Betlemme non è apprezzato, la Nazareth invece Gerusalemme sì, insomma, quindi vabbè, la parola a Massimo. Fa piacere che poi così dalla battuta di larità si riesce anche a far venire fuori degli importanti. Cioè io sono convinto, lo dico appassionatamente, che la trasparenza non sia di destra e di sinistra. E soprattutto che è una famiglia, come diceva lui prima. Cioè la trasparenza non è una. Non sta nella buona volontà del sindaco o di una persona. La trasparenza è un percorso culturale, cioè bisogna stabilire. Bisogna fare in modo che, che la volontà di mettersi a disposizione, di mettersi in discussione, sia di tutti quanti quelli che fanno parte della macchina amministrativa. Cioè la legge Bassanini al giorno d'oggi dà un potere enorme alla parte tecnica, diciamo, amministrativa, mentre invece il politico può solo stabilire gli indirizzi. Allora ha ragione il vice sindaco Geraci quando dice: ma io sommato non ho paura della trasparenza, perché io do l'indirizzo, poi sono problemi più tecnici che dovrei mettere in atto, essere attento a non uscire da quelle che sono le direttive di legge, perché altrimenti ne paga poi le conseguenze. Difficilmente si può dimostrare il dolo da colpa grave di un amministratore, mentre invece il tecnico, quando poi deve fare certe cose, si muove dalla maglia, eccetera, concorre anche dei rischi. Parlo sempre delle persone oneste, logicamente. Per cui dico, è un impegno, è uno sforzo che deve fare l'amministrazione, e qui ci vuole la volontà politica. Cioè, se la legge 150 del 2000, se non sbaglio, quella che regola la comunicazione istituzionale, prevede che il 3% del budget venga destinato alla comunicazione istituzionale, all'informazione dei cittadini, non è un caso, sono soldi che vanno spesi in quella direzione invece che in un'altra, ma poi c'è il ritorno. Io hanno parlato dell'Emilia Romagna, cioè lì hanno cominciato 50 anni prima di noi e adesso ne raccolgono i benefici. Il problema è discutere, se non altro, di certe cose e avvicinarsi il più possibile a certe realtà che non potranno mai essere le nostre, però bisogna rendersi conto che un certo modo di fare politica, chiusi nelle stanze e decidere per poi dire ai cittadini questo abbiamo deciso, forse oggi non basta più alle persone, agli elettori, alla gente, per cui vogliono qualcosa in più. Per quanto riguarda la comunicazione, non è detto che un paese di 5.000 abitanti o un borgo di 500 abitanti debba comunicare attraverso internet. Basta che manifestano la bacheca del comune, basta il giornalino del comune ogni 3 mesi, giustamente, è logico. L'importante è che poi si dia la possibilità a tutti quanti di avere le informazioni necessarie. Diceva prima Tonino, io non sapevo la newsletter, è colpa dell'amministrazione. Avrebbe dovuto saperlo, forse non abbiamo fatto abbastanza per comunicare questa disponibilità dell'amministrazione a trasmettere le informazioni. Ma vi devo dire che a questo punto non è solo un fatto politico, probabilmente è la mancanza di quel percorso politico di cui parlavo. Cioè se il funzionario, se il dirigente, se la persona che svolge il ruolo tecnico o anche, soprattutto, il ruolo politico non dà le indicazioni per dire guardate questa informazione la dobbiamo trasmettere perché è obbligo dell'amministrazione informare i cittadini, dobbiamo attivare tutti i possibili canali di comunicazione perché non basta, come diceva la legge che ho citato prima della quella del federalismo fiscale, cioè non basta comunicare, bisogna fare in modo che poi la comunicazione arrivi a destinazione, perché se io dico una cosa oppure la scrivo, la metto sul sito nascosta dove nessuno la può leggere, quella non è trasparenza, quella è. Per cui è uno sforzo, certo, è un impegno di personale, di finanziamenti, però poi è un modo di fare politica, per cui è una scelta politica in senso lato, che ripeto, non è che deve caratterizzare la destra o la sinistra, chi vuole fare una scelta trasparente la faccia. Poi certo, se andiamo a parlare di bilancio partecipato,
se andiamo a parlare di decidere con i diretti interessati, con i cittadini, le scelte urbanistiche, le scelte amministrative, come spendere i soldi dell'amministrazione, allora diventa un discorso politico che può essere caratterizzato a sinistra più che a destra, se vogliamo. Però la trasparenza deve essere un ulteriore arricchimento dell'amministratore onesto. Non basta essere amministratori onesti, bisogna anche essere trasparenti. E io torno a ripetere, per quanto riguarda i colleghi di giunta che io ho conosciuto in questi 2 anni e mezzo, io ho la massima stima, la massima fiducia e il massimo apprezzamento. Avevamo 2 diverse interpretazioni della politica. Non è una questione di scelta, è una questione di percorso. Io ho fatto un tipo di percorso diverso, probabilmente non ho militato nelle stesse formazioni politiche, la penso diversamente, ma è fortuna. La democrazia è bella per questo, cioè non è detto che abbia ragione io, che abbia ragione. No, poi sono i direttori che decidono chi in democrazia chi ha ragione, che prendono con il voto chi ritengono che abbia ragione.